Fare cadere il telefono o qualsiasi cosa si possa rovinare. Volta sola. Molto resistente questo, però vi farò vedere altro poi.
Non bastano le parole per dire quanto ti amo, quanto ti voglio bene. Ovviamente nel film lo spiegano meglio, però ecco. Questo invece è un pezzettino di cartone delle medicine che mi ha lasciato mia mamma sul comodino quando è venuta a trovarmi qui a sorpresa. E quando è andata via me lo sono trovata sul comodino e ho pianto tutte le mie lacrime del mondo. Cuoricino, cuoricino. Aveva i capelli pelata. Sono stata interrotta diverse volte, intanto sto pure fumando. So che non dovrei fumare col mal di gola, però ragazzi, quello è un bigliettino con un disegno fatto da la mia amica Luisa. Si sente lo stesso sotto che appaia. Insomma, è la mia amica Luisa che disegna ed è bravissima, ci ha fatto un sacco di disegni per casa e a me quelli dei malandrini, eccetera. Magari vi lascio il suo Instagram nell'info box. Poi abbiamo e dai, ok, accessori vari. Questa che è solo per bellezza in realtà. Avevo già un altro che avevo rotto la mollettina sotto e si attaccano alla telecamera del telefono e ti fanno vedere le cose, insomma. Vediamo. Ecco qua, per esempio. Grandangolo. E ce ne sono 1, 2 e 3. Dovrebbero essere grandangolo. Shy e macro, però alla fine fanno tutte la stessa roba. Poi, sempre da Shein, abbiamo comprato 2 pacchi di vetri per lo schermo. Questo è il mio e questo è quello di Baby, perché vendono queste box. Vetro, loro te ne vendono 4-5. Io non l'ho neanche mai aperta perché l'ho comprato sfuso a un sacco, tipo 4 euro, perché mi serviva urgentemente e forse questo l'ho pagato 2 euro, non lo so, 3 euro massimo saranno quanti vetri dentro.
essere 5, perché uno l'ha usato. Adesso passiamo al telefono. Prima vi faccio vedere la cover che ho su al momento e poi passiamo all'interno del telefono. Anzi, prima l'esterno, poi l'interno. Sì, magari non brucio tutto quanto. Ecco la cover che ho su. Ovviamente di Spider-Man. Teresa sempre da Shane. Ed è sempre un po' in rilievo il disegno. Che per fortuna non si potrà rovinare, spero, perché queste anni e anni e anni che volevo un telefono del genere e mi vedete. Innamorata, penso non lo cambierò mai, 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 mai. Mi piace troppo. Così dovreste vedere meglio. E che dire? Troppo, troppo bello. L'ho preso nero perché non lo so, me lo immaginavo nero tra le mie mani. Io ho questa cosa che mi devo immaginare le cose prima di comprarle. Tipo, vedo un vestito, ok, come me lo immagino addosso? Di quale colore? Uno e due li ho dal telefono vecchio. Questo è, non lo so, semplicemente la luna e un pezzo di libro, non so. E questa è la Polaroid che ho dietro il telefono, che ho una foto, è una foto che ho scattato a casa con della nebbiolina dietro, che è il mio fiore preferito. Poi ogni sfondo ha sempre le stesse cose come impostazioni qui. Mi fa morire. Eravamo ad una sagra. Questo sfondo cambia.
ogni volta che sblocco il telefono. Dei nomi completamente a caso, sono da 1000 anni, si chiamano in questo modo, dovrei cambiarli, mettere qualcosa di più carino, anzi lo facciamo insieme, se riesco, se mi ricordo come si fa. Allora, ho diverse tastiere, questa tastiera per queste cose qua, mettiamo questa per esempio, Watch Fitness FaceTime, è questa cosa nuova che è uscita con l'aggiornamento delle password che io ho disinstallato perché in realtà, cioè, è ancora nello schermo, però non è davvero nel telefono perché credo sia utile, ma in realtà è semplicemente le note. L'app dell'Eurospin per raccogliere i punti e non so, vedere le offerte, cose del genere, perché ogni volta che fate la spesa e passate l'applicazione nella cassa, ogni tot soldi che spendete vi regalano qualcosa. Google Maps, perché sennò mi sarei persa per Vicenza. Queste due applicazioni, Tweet Note e Meme Message, servono per fare tweet falsi e messaggi falsi, e li stavo utilizzando perché stavamo scrivendo una fanfiction online e con una mia amica. Abbiamo un po' smesso, però sono rimaste qua, vediamo se mai riprenderemo.
un video al secondo ogni giorno che non sto utilizzando più. Non so neanche se me la fa aprire. Twitter, che si chiama X, vabbò, Kindle e File. E qui abbiamo Pixart, che non è scaricato, Spotify, YouTube Studio, CapCut, che non è scaricato, Goodreads, Podcast, Rave e Plato. E questo è il telefono. Allora, Spotify ce l'ho grazie a Irene. Scusa.